esattamente una cosa. Stavo dicendo che io preparo, ho contenuti di vario tipo, quindi potete avere spunti di approfondimento su questi temi, però principalmente questo libro. Lo so che adesso lo vedete al contrario, abbiate pazienza, ma perché Facebook, la diretta Facebook fatta da cellulare ha questa fregatura. Cioè, Didattica 2.0 è il titolo e sottotitolo Scenari di didattica condivisa, scusate, di didattica digitale condivisa, a cura di Alberto Panzarasa, che è un dirigente scolastico molto, diciamo, lungimirante, che ha messo in piedi dei progetti innovativi che sono stati anche, hanno raccolto dei riconoscimenti in tema proprio di innovazione nella didattica. Lui mi ha coinvolto prima, all'epoca, vigevano in un convegno, in una giornata di formazione, di approfondimento. Poi da lì sono nati un po' di collaborazione e siamo arrivati a scrivere il libro. Perché ve lo sto dicendo? Perché in questo libro trovate un capitolo mio che è rilasciato sotto licenza Creative Commons, così capite come funziona il libro. Eccolo qua, colophon del libro, licenza Creative Commons, eccolo qua, così vedete come si fa a rilasciare anche un libro cartaceo sotto licenza Creative Commons. Ad ogni modo, il libro c'è anche in versione digitale. Quindi andate a cercare, mettete il titolo del libro, Didattica 2.0, e lo trovate su vari repository liberamente, quindi scaricabile sotto licenza Creative Commons. Avete il mio capitolo e il mio capitolo ha un commento molto molto dettagliato e abbastanza chiaro, forse ancora più chiaro di come è comparso nel video, dell'articolo 70 e delle norme che riguardano l'attività didattica. Ok? Quindi questa è un'altra fonte importante. L'altra cosa, poi chiudo con l'autopromozione. Avete visto che i video erano tratti da Wikiscuola, perché io avevo iniziato a collaborare all'epoca di Paolo Quadrino. Adesso, se andate sul sito di Wikiscuola, c'è un mio corso assieme, fatto in collaborazione con una professoressa di materie giuridiche e di educazione civica, che si chiama Esposito, professoressa Esposito, che riguarda, si intitola Cittadinanza digitale, no? Sapete che adesso l'educazione civica si è evoluta in questa materia, si è, diciamo, ampliata, comprende il campo anche della cittadinanza digitale, che è un tema molto interessante. Io all'interno di questo videocorso ho fatto 9 lezioni, scusate, no, 9 lezioni sono il totale. Io ho fatto 7 lezioni, 2 della professoressa Esposito e 7 mie, che riguardano appunto il diritto d'autore nella didattica, nell'attività didattica e anche la privacy a scuola. Quindi, se qualcuno vuole un corso più approfondito, ovviamente molto più lungo, sono 9 lezioni con materiali da leggere, approfondimenti e spunti vari, però questo è un corso che viene erogato da Wikiscuola sulla piattaforma. Il vantaggio qual è? Che questo corso ha anche la possibilità di accredito, quindi il corso di Wikiscuola vi permette di avere i crediti che vi servono per il cosiddetto aggiornamento professionale. Anche noi avvocati abbiamo questa cosa, noi dobbiamo fare i crediti formativi in materia deontologica, vi dicendo, voi avete questi. Comunque, ecco, se andate sul sito di Wikiscuola, cercate cittadinanza digitale, viene fuori il mio corso. Basta, ecco, questi sono gli spunti di approfondimento e adesso finalmente riusciamo a parlare di didattica a distanza. Allora, intanto, vabbè, rispondiamo alle 2 domande che ci sono lì in sospeso. Il ruolo della SIAE? La SIAE è un intermediario. La SIAE è una bestia un po' strana, perché in Italia, oltre ad avere il suo ruolo originario di intermediario, cioè di associazione che raccoglie gli interessi degli autori e degli editori e se ne fa portavoce, quindi se ne fa intermediario. Sostanzialmente lei va in giro, la SIAE, e in nome per conto degli autori e degli editori va a verificare se le opere sono state utilizzate, in quale contesto e in quali termini, no? Quindi va nelle radio, nelle TV, nei locali, nei bar, nelle discoteche, per vedere quali brani e quanti brani sono passati, in modo tale che poi sulla base di queste informazioni raccoglie i proventi per lo sfruttamento di queste opere e li gira, li ripartisce, si dice tecnicamente, agli autori. Questo è il lavoro principale della SIAE. Nello stesso tempo, però, lo Stato ha attribuito alla SIAE un ruolo anche di controllo pubblico, e quindi la SIAE funge anche un po' non da polizia, però insomma da pubblico controllore, da ispettore pubblico in generale nel mondo degli spettacoli. Ok, quindi questo è. Prima ho citato nel corso che abbiamo, nel primo video di oggi, ho citato l'esempio di quel vostro collega, di quel docente, che ha preso una sanzione. In realtà nel video ho sbagliato, ho parlato di 2.800 euro, invece in realtà erano 4.700 euro di sanzione all'epoca, nel 2003-2004,
perché aveva appunto utilizzato, aveva messo online queste opere dell'ingegno senza rispettare i limiti del diritto d'autore. Quindi in quel caso era stata la SIAE a intervenire. Allora, ok, penso di aver. Ah no, ecco, l'altra parte della risposta è: a livello europeo esistono istituzioni analoghe? Sì, tutti, cioè tutti i paesi del mondo, non solo europeo, hanno almeno una collecting, si chiamano collecting society in inglese, cioè società di raccolta che vanno in giro a raccogliere i proventi. Quindi in tutti gli stati ce n'è almeno una, addirittura negli Stati Uniti ce ne sono tre grandi nazionali più altre piccole, cioè non è detto che ce ne debba essere una. In Italia ce ne sono già due, perché adesso c'è stata una riforma e quindi ce n'è una più piccola che si chiama Alea, che sta dietro, che ha alle spalle a Soundriff, che è un'altra società. E quindi noi già ne abbiamo due, l'Inghilterra ne ha anche lei un po' di più, però dipende dai mercati, cioè ovviamente il mercato inglese è un mercato discografico mostruoso rispetto al nostro, molto più remunerativo e importante, se pensate a tutte le band e tutti i gruppi inglesi. Allora, quindi ho risposto, credo, alla SIAE, tutte, allora tra l'altro sottolineo, tutti gli altri paesi che hanno appunto questi, cioè tutti gli enti degli altri paesi comunque si parlano tra di loro, vuol dire che se l'utilizzo di una mia opera viene fatto in Francia, non è che io devo rivolgermi alla SIAE francese, ma la SIAE italiana si occupa lei di fare da tramite con la SIAE francese. Allora, vediamo un po' le domande. Allora, c'è Daniela che chiede: posso? Sì, puoi, fai pure la domanda così iniziamo a rispondere. Sta guardando il video. Allora, intanto rispondo, intanto che Daniela scrive, io rispondo ad Arianna che dice: mi pare di aver capito dal primo contributo video che la lettura di testi di narrativa, sapevo che arrivava la domanda, di testi di narrativa per l'infanzia utilizzando le app come Meet sia consentita. È corretto? Arrivo. Ottima domanda. Ah no, ecco, Daniela ha fatto la domanda, vediamo se si possono accorpare. Allora, Daniela dice: ho realizzato un PowerPoint dove ho utilizzato immagini da colorare prese da uno dei tanti siti che le mettono a disposizione per la stampa e le ho colorate prima di inserirle, quindi le ho modificate. Inserirò il PowerPoint sulla piattaforma tipo Classroom. Citare la sitografia, devo citare la sitografia. Poi un mio grande dubbio riguarda il come sapere quale fosse la licenza di un'immagine presa da internet, ma credo di aver capito che se vado su google.com advanced, esatto, dovrei. E allora sì, cioè, va fatto prima, in realtà, cioè io cerco un'immagine in base alla licenza, non è che prima la prendo a casaccio e poi mi interrogo della licenza. Cioè, attenzione a questo passaggio, cioè non è che vado su Google, prendo la prima immagine che mi piace, la uso e dopo dico: ah, ma aspetta, ma io potevo usarla. No, contrario. Vedo se c'è un'immagine che mi piace e subito mi devo chiedere se posso usarla, perché se non posso usarla è inutile che la vado a prendere, perdo del tempo. Quindi il lavoro di filtro, di filtraggio dei record, delle risposte di Google va fatto a priori, ok? Però ecco, sul discorso delle immagini da colorare mi sembra una preoccupazione eccessiva, non mi preoccuperei più di tanto, anche perché se sono immagini che sono fatte appositamente per essere colorate, non è che poi l'altro, quello che le ha realizzate, può dire: ah, ma come, le hai colorate? E allora no, non puoi, perché è una modifica. No, capite che non avrebbe senso come cosa. Il problema è se io prendo la fotografia di un fotografo e ritaglio alcuni particolari, li faccio un fotomontaggio, la faccio diventare un'altra cosa. Oppure prendo la fotografia e la utilizzo come sfondo per un video musicale. Quello è un'attività di opera derivata. Colorare un'immagine che mi è già stata fornita proprio per essere colorata non credo che ponga problemi, ma poi ripeto, se mi parlate di una piattaforma tipo Classroom, è lì, la differenza di fondo è quella. Così ecco, finalmente entriamo nel tema didattica a distanza. La differenza di fondo tra didattica tout court e didattica a distanza è il fatto che noi dobbiamo cercare, appunto anche per rispettare il diritto d'autore, cercare di replicare il più possibile l'effetto classe, cioè in modo tale che l'attività che io sto svolgendo, quindi le utilizzazioni di opere creative che sto facendo per la mia attività didattica, siano comunque riconducibili al mero scopo didattico. Se molti, allora, molti docenti mi dicono, così rispondo anche a chi ha parlato delle letture in pubblico, no? Molti docenti mi dicono, ecco, no, mi collego a questa domanda, no? Arianna che diceva letture di libri di narrativa per l'infanzia.
Allora, molti mi hanno scritto in questi 2 mesi, no, di quarantena, chiamiamoli, per dire: ah, ma noi vogliamo fare letture in pubblico e poi le mettiamo su YouTube, così i nostri alunni possono andarsela a guardare con calma quando vogliono. E attenzione, perché YouTube non è Classroom. Cogliete la differenza? Qual è secondo voi la differenza sostanziale tra YouTube, Classroom oppure Moodle, una di queste piattaforme? La differenza di fondo è che YouTube è aperto a tutti. Quindi non posso, è più difficile da sostenere che ci sia un uso meramente didattico, perché effettivamente su YouTube può passare chiunque, può passare sia il nostro studente, a cui quindi quel contenuto è rivolto e che quindi non pone problemi particolari di diritto d'autore perché stiamo utilizzando diciamo, l'articolo 70, diverso è se invece le vado a mettere su YouTube, aperte all'universo mondo, no? Dove può venire chiunque. Se ci fate caso, per quanto riguarda io ho fatto un post nelle settimane precedenti relativo all'utilizzo abbiamo fatto una diretta molto bella che era venuta bene, proprio sulle letture in pubblico, sulle letture online, e pochi giorni dopo era girata questa news secondo cui la J.K. Rowling, autrice, come sapete, di Harry Potter, di tutta la saga di Harry Potter e tutti i libri connessi, quindi anche Animali Fantastici e bla bla bla, ha concesso la libera lettura online dei 7 libri di Harry Potter. Però, se voi andate a leggere poi il post sul suo sito in cui concede questa lettura, non è che l'ha concessa così a casaccio. Concede la lettura solo a determinate condizioni e deve essere per uso didattico. E quindi non potete farlo su YouTube liberamente. E soprattutto chiede che se fate una lettura venga notificato. Cioè, c'è da compilare sostanzialmente un form sul sito in cui le comunicate che state utilizzando il libro. Allora, in quel caso ve lo fa fare liberamente, senza problemi. Questa licenza dura fino alla fine dell'anno scolastico, oppure, dice per l'emisfero sud, quindi per gente che per loro, diciamo, in quei posti in cui per loro è ancora inverno, vale fino al 31 di luglio, perché ha capito che, insomma, ci sarà questa emergenza epidemica per un po' e quindi per venire incontro concede di leggere liberamente le sue opere. C'è un'altra particolarità, però, che le letture di questi Harry Potter valgono su questa liberatoria vale solo per le opere in versione originale, cioè le traduzioni rimangono fuori, perché come potete immaginare, se avete seguito il corso di oggi, i traduttori hanno un loro diritto separato e le case editrici italiane, francesi, tedesche, spagnole che si sono occupate della pubblicazione della traduzione hanno dei loro diritti separati. E quindi ce ne facciamo poco di quella, purtroppo, ce ne facciamo poco di quella liberatoria della Rowling. La sfrutteranno meglio i bambini, le maestre inglesi, le maestre irlandesi, le maestre australiane, le maestre statunitensi, cioè dove i bambini sono madrelingua inglese. Da noi probabilmente le usano forse le insegnanti di inglese per poter intrattenere i bambini leggendo qualche storiella in inglese, ma è un uso molto molto ridotto rispetto al potenziale. Quindi capite il discorso della didattica a distanza? Didattica a distanza noi dobbiamo entrare nell'ottica che per poter sfruttare la libera utilizzazione, le eccezioni al diritto d'autore previste dall'articolo 70, come abbiamo visto, dobbiamo essere in un ambito che sia chiaramente didattico e che non ci siano equivoci sul fatto che, ah, vabbè, ma io ho usato una piattaforma per i miei studenti, però poi ci sono andati anche tutti gli altri, non è colpa mia. Perché lì, insomma, era da prevedere il fatto che se io utilizzo YouTube o utilizzo Facebook, no? Un video come questo, se utilizzo Facebook, io volutamente sulla mia pagina mi rivolgo a tutti perché voglio ampliare la mia rete, no? Anzi, vi chiedo, vi rinnovo, ampliamo un po' questa rete. Condividete questo video per favore, perché vedo che siete diventati nuovi, quindi chiedo a quelli che sono appena arrivati, condividete questo video. Scusate, stavo dicendo, cioè io lo faccio volutamente di utilizzare uno strumento aperto a tutti, una pagina Facebook in cui non essendo un profilo, ma è una pagina, quindi è per definizione aperta al pubblico. Però ok, sono contenuti miei, quello che avete visto è tutta roba prodotta da me, quindi non c'è un problema di diritto d'autore. Tranne appunto all'interno delle slide c'erano delle immagini che avevo preso, ma erano sotto licenza Creative Commons e quindi ho rispettato la licenza. E
In tutti gli altri casi devo stare attento, perché se faccio un utilizzo come quello che ha fatto il tizio, no? Il famoso Homo Laicus, e poi apro, faccio un sito, e lui aveva fatto un sito web che era aperto a tutti. E visto che all'epoca internet non era quella di oggi, quindi era un internet molto più povero, lui aveva fatto una cosa molto innovativa, tutti erano andati lì a guardare queste foto. Solo che tra questi tutti, cioè il pubblico del suo sito non era solamente fatto dei suoi studenti, e quindi usciva chiaramente dai limiti del diritto d'autore. Adesso, per fortuna, adesso c'è cioè ormai da ormai 13 anni, c'è questo articolo 70, il comma 1 bis, che dà un po' di libertà anche se non siamo proprio in un'ottica di classe, di ambito rivolto unicamente ai nostri studenti. Però dice comunque l'articolo, il comma 1 bis dell'articolo 70, dice che deve essere comunque per fini di insegnamento o di ricerca scientifica. Quindi può essere su un sito aperto al pubblico, ma deve essere un sito che ha uno scopo didattico, scientifico, e deve essere comunque non a scopo di lucro e senza profitto. Ok? Quindi state attenti, cioè margini d'azione ce ne sono, leggete bene la norma e cercate di rispettare tutte e quattro, sono quattro requisiti, tutte e quattro le richieste che vengono fatte dall'articolo 70. Altre domande? Vediamo un attimo. Sta guardando un video in diretta, grazie, sto rispondendo. Allora, dice Francesca, commentando un'altra domanda di prima, dice: mi collego a questa domanda e chiedo se la lettura di un testo per l'infanzia che avviene tramite la registrazione di un video che inquadra le immagini del libro e non chi legge, condiviso poi tramite Facebook, WhatsApp, Padlet, allora WhatsApp è già un'altra cosa, perché WhatsApp, se io mando un messaggio specifico al genitore dello studente o allo studente stesso sul suo cellulare, non è una pubblicazione verso il pubblico. È anche vero che, se avete notato, se avete seguito un po' la cronaca di questi giorni, c'è stata la FIEG, che è la Federazione Italiana degli Editori di Giornali, quindi diciamo gli editori di Corriere, Repubblica, Messaggero, Giornale, Libero, cioè questi qua tutti insieme si radunano in questa federazione e hanno fatto una segnalazione all'Agicom, all'Autorità Garante per le Comunicazioni, lamentando che su Telegram ci fossero dei canali palesemente, diciamo, mirati palesemente a violare il diritto d'autore, in cui si condividevano le scansioni o le fotografie di intere pagine del giornale, dei loro giornali. Quindi la gente comunque, come sapete, non ha tutto questo piacere a uscire perché ha paura del virus e quindi devi mettere la mascherina, devi fare qua, e quindi non vanno volentieri dal giornalaio in edicola a comprare i giornali. In più, se sanno che possono averlo gratuitamente tramite questi canali, allora la FIEG ha chiesto di intervenire all'Agicom su questi canali. Però era diverso, quelli erano canali in cui sostanzialmente ci si iscriveva e c'erano migliaia di utenti iscritti e ci si scambiava brutalmente, liberamente, contenuti che sono ancora, che sono chiaramente protetti dal diritto d'autore. Sono giornali usciti ieri, e quindi se tu mi metti intere pagine di Repubblica o del Corriere o del Sole 24 Ore su Telegram, è chiaro che stai violando il diritto d'autore. Ma se io, docente, mando via WhatsApp a un singolo alunno oppure a un gruppo ristretto di pochi alunni, non c'è una vera violazione di diritto d'autore. Se invece mi dici Facebook, è diverso, perché su Facebook, a meno che creo un gruppo strettamente controllato, rivolto, cioè riservato solo a degli utenti che sono i miei alunni, allora posso dire che quella è un'attività didattica. Ma se lo metto sulla mia pagina, come sto facendo io adesso, no? Se adesso mi mettessi a leggere intere pagine di questo libro è sotto licenza Creative Commons, non si pone il problema. Ma se prendo, se vado di là e prendo il nome della rosa, come ho fatto nell'esempio, oppure il manuale di diritto d'autore scritto dal professor Ubertazzi, che è uno dei principali manuali, e inizio a fare lezione leggendo quelle pagine lì, a un certo punto qualcuno mi fa notare che, no, qualcuno, la casa editrice, che in quel caso è Cedamo o Giuffrè, mi fa notare che sto violando il diritto d'autore. Ok? Quindi anche lì tenete separate le cose. Io l'ho visto fare in questi giorni un po' troppo liberamente, le letture su YouTube o su Facebook aperte al pubblico, fatte anche da attori famosi, da personaggi famosi. Così chiudo il discorso delle letture. È giunta notizia che la AIB, Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con l'AIE, Associazione Italiana Editori, si sono attivate per trovare alcuni, diciamo,
per abilitare un po' questa attività, cioè per consentire che gli utenti facessero letture online di opere, e hanno stilato un elenco di opere che possono essere di opere ancora tutelate che possono essere liberamente lette online. Però sono 300 titoli. Se cercate, voi cercate, andate su, guardate, ce l'ho proprio qua davanti, AIB, video letture, è una pagina del sito dell'AIB, lo faccio vedere così, purtroppo più di così non posso fare, è scritto il contrario, però video letture delle biblioteche libere in rete. Però vedete, questo è rivolto alle biblioteche, cioè sono iniziative di video lettura fatte dalle biblioteche pubbliche sui loro canali, sul loro sito, sulla loro pagina Facebook, sul loro canale YouTube. E comunque, come vedete, è limitato a 300 titoli. 300 titoli rispetto all'immensa offerta di letteratura che abbiamo è nulla. Questo ci fa capire come l'approccio sia molto restrittivo. Ok? Non è così, non è un liberi tutti, cioè non è perché se c'è la pandemia allora il diritto d'autore si fa da parte. Allora, vediamo cosa chiede. Salvatore chiede: gli studenti ci possono registrare? Beh, insomma, lì andiamo su un piano che è molto diverso da quello del diritto d'autore, secondo me. Cioè, allora, c'è anche una questione di diritto d'autore, no? Vabbè, allora, mettiamola sul piano del diritto. È una bella domanda, molto difficile, però molto ampia, diciamo. Mettiamola sul piano del puro diritto d'autore. Io faccio lezioni a livello più universitario che scuola, diciamo, secondaria, però se gli studenti registrano le mie lezioni e poi sbobinano queste lezioni, il risultato di questa sbobinatura, che è un testo, sostanzialmente è una dispensa, diciamo, è di mia proprietà, nel senso che il diritto d'autore ce l'ho io su quella sbobinatura, perché il diritto di trascrizione è uno dei diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore. Quindi loro possono registrarmi, dovrebbero, per una questione di correttezza e anche probabilmente di riservatezza, però vabbè, una lezione in università pubblica, in un'aula grande, così non credo che abbia grandi segreti. Però per una questione di correttezza, di regolamento universitario, solitamente si deve chiedere il permesso. Se il docente dà il permesso, però il permesso solitamente è limitato all'utilizzo personale. Non è che allora lo studente prende queste registrazioni e le sbatte su, appunto, su qualche piattaforma, oppure addirittura le sbobina, tira fuori una piccola dispensa e poi ne fa un libro oppure ne fa un manualetto da distribuire, perché quella lì è una violazione di diritto d'autore. Ok? Se la mettiamo sul piano del diritto d'autore, sì, in quel caso il diritto d'autore viene violato, il mio diritto d'autore di docente. Capisco la domanda che in un periodo di didattica a distanza, cioè didattica online, è più facile ancora registrare, no? Perché uno studente leggermente sgamato, e non ci vuole tanto, no? Uno studente di 13-14 anni ha già competenze sufficienti per fare queste cose meglio di quanto le farei, di come le farei io. Si scarica un softwareino per cui mentre voi fate lezione via Moodle, via Google Meet o Google Classroom, quello che volete, o Microsoft Teams, lui lancia questo softwareino e registra tutta la lezione, il che da un punto di vista didattico è assolutamente comprensibile, perché lui poi, avendo la lezione registrata, se la può riguardare con calma, no? E quindi non, da un punto di vista educativo, didattico in sé, non vedo nessun problema, anzi mi sembra un'attività meritoria, mi sembra un'attività, un'iniziativa intelligente dello studente. E sul fatto che poi lui lo riutilizzi queste sbobinature o questi appunti, o questi video proprio, o questi audio, per darle in giro e magari venderli a quelli dell'anno precedente, dell'anno successivo, no? All'università c'era un po' questa cosa, tutti avete fatto l'università e c'era il mercato sottobanco degli appunti e delle dispense, diciamo, all'insaputa del professore. Ci sarà un motivo perché era all'insaputa, ok? Altre domande? Ecco, questa è una domanda non da poco. Brava Francesca. Intanto ricordo a tutti di condividere, perché vedo che state calando, siete già 38, aiutatemi a condividere. Per ogni risposta che do, voglio un condividi in cambio. Facciamo questo patto. Stringiamoci la mano,
Non si può darsi la mano adesso perché è vietato, però idealmente si dà una mano a ogni risposta che fornisco, ogni domanda a cui rispondo, mi fate un condividi, grazie. Allora, Francesca chiede se il canale YouTube è un canale istituzionale della scuola, punto di domanda. Proprio la domanda peggiore che temevo, nel senso che... Allora, il canale YouTube è istituzionale della scuola e quindi uno può dire, è in un canale che è squisitamente didattico, perché è fatto dalla scuola, è realizzato dalla scuola, nessuno ci guadagna, c'è dietro il controllo del dirigente scolastico e tutto, va bene. Qual è il problema che mi viene? Cioè, qual è il dubbio che mi viene? Il dubbio è che... Essendo su YouTube, comunque, allora scatta anche un velato uso a scopo di lucro, diciamo, nel senso che non c'è lucro da parte della scuola, però c'è lucro da parte di Google, da parte di YouTube. Cioè, se io carico contenuti su Facebook o su YouTube, no, anche adesso noi siamo in diretta su Facebook, io non prendo un euro per questa cosa. Sto regalando il mio tempo, ma lo faccio volentieri in cambio di un po' di, diciamo, di contatti nuovi che mi vengono a creare, si vengono a creare, un po' di visibilità. Però stiamo facendo un gran servizio a Facebook, nel senso che tutto il traffico che questa mia diretta cioè, genera business, genera introiti al signor Facebook. Ok? Quindi c'è un utilizzo commerciale, anche se indiretto, anche se non ce ne rendiamo conto. Facebook fa business, scusate, ho toccato il tavolo, fa business grazie ai contenuti che noi ci carichiamo. Quindi questa cosa, diciamo, teniamola lì, me la devo un po' studiare, perché il fatto che il canale sia istituzionale della scuola in effetti fa pensare che ci sia un intento didattico e istituzionale. Il fatto che però sia comunque su YouTube e non sul sito istituzionale della scuola mi fa pensare che lì comunque ci sia una cessione di diritti, una cessione, diciamo, non di diritti, però una licenza a favore di Google. A favore di Google, che è il service provider che sta dietro a YouTube, e il quale ovviamente ci guadagna, ci mette la pubblicità, no? Banalmente, ci mette il banner pubblicitario sotto, e quindi in alcuni casi potrebbe creare problemi. Altra domanda? Elena chiede: siete tutte fanciulle, mi sembra di capire. Allora, sto preparando una gita virtuale con delle immagini dalla Street View di Google. Posso pubblicarla su Facebook e YouTube? È un po' borderline. Bella iniziativa, interessante. Siamo sempre lì. Cioè, se fossimo sicuri che siamo in un ambito puramente didattico, non vedo problemi, assolutamente. Essendo poi messa su... Allora, se la mettiamo su YouTube, alla fine siamo rimasti in casa, no? Cioè, abbiamo usato un servizio offerto da Google per andare a metterlo su un altro servizio offerto da Google. Dubito che lo stesso Google se la prenda male, no? Perché tanto stiamo portando... Scusate, mi è partita una cosa il cellulare, spero che non si sia sentiti i problemi. No, dicevo, siamo comunque in casa dello stesso soggetto e quindi non credo che ci siano problemi. Se però utilizzo delle risorse di Google, le utilizzo per mettere un video su Facebook, sto usando la risorsa di Tizio per portare acqua al mulino di Caio, che è il suo principale concorrente. Non so se... Ok, sì, no. Ho avuto dubbi perché vedo che lampeggia una cosa lì, non vorrei che fosse caduta la diretta. Invece no, ho conferma da qua che siamo in diretta. Quindi, capite, è interessante l'iniziativa. Occhio che, allora, Google Street View, non so come sia questo, Elena, questo progetto, quindi dovrei vederlo. A volte all'interno di Street View ci sono delle foto fatte dagli utenti, il che crea un altro problema, perché lì il diritto d'autore non è neanche di Google o di YouTube, ma è dell'utente stesso, quindi devo citarlo, devo rispettare i suoi diritti, si creano un po' più di dubbi e di criticità. Purtroppo lo devo abbandonare, grazie per lo... Vabbè, ok. Links YouTube caricati da Padlet sono legittimi? Chiedo a Simona di precisare meglio la domanda. Links di YouTube caricati da Padlet
Non ho, visto che non uso Padlet, chiedo bene che cosa si intenda. Allora, in generale, intanto che Simona precisa meglio la domanda, in generale, in premessa, i link non dovrebbero normalmente creare problemi di diritto d'autore. Il link è semplicemente diciamo, un'informazione che rimanda ad un'altra fonte, no? È una cosa cliccabile, una riga oppure un tastino che mi fa aprire una cosa che è da un'altra parte. Quindi non è che ponga un problema di diritto d'autore. Cioè, il contenuto mi dice: se ti interessa questa cosa, la puoi trovare qua. E in questo qua c'è la parte, diciamo, cioè, è lì che c'è il diritto d'autore, cioè sul server in cui c'è questa cosa. Quindi il semplice link in sé non è un problema. Il problema è che se io realizzo una mia risorsa didattica basandomi solo su link, qual è il problema? Che nel momento in cui il titolare dei diritti toglie il contenuto dal server, dall'hosting dove è stato posto, dove è stato posizionato, io dal link non la trovo più, no? E quindi trovo il buco. La stessa cosa succede quando faccio l'embedding, no? Incorporo un video di YouTube in un blog, ad esempio. Quello è un deep link, no? È comunque un link perché in realtà il contenuto risiede sempre su YouTube. Io non ho fatto altro che incorporarlo attraverso un artificio tipico dell'HTML. Però devo sapere che il contenuto è di là, e quindi se il tizio, il titolare dell'account del profilo YouTube me lo toglie, anche da me comparirà il buco. Mi capite? Mi seguite? Quindi il mio commento, certo, era riferito a un suo commento, Simone, non al signor Salvatore Paone. Vabbè, ok. Sì, perché purtroppo le dirette fanno vedere le cose in modo un po' strano. Allora, Arianna dice, altra domanda, beh, allora aspetta, però ho già risposto, vorrei dare spazio a tutti. Francesca dice, la ringrazio molto per la risposta, ok, grazie, mi dovete lasciare, chi deve andare vada ovviamente, prima di andare fate un condividi nel dubbio, condividete comunque il video, grazie. Le foto sono di Google, Elena risponde, le foto sono di Google, sì, allora no, attenzione. Le foto di Google Street View, quelle girate nelle strade, indubbiamente, però a volte se io mi fermo su un negozio che voglio vedere bene, si apre di fianco una preview in cui io vedo delle foto più dettagliate di questo negozio e a volte quelle lui le va a prendere dagli account di Google Immagini di Picasa, dei progetti di Google che permettono agli utenti di caricare immagini. Ok, quindi occhio. Fate bene attenzione che sotto ci sia l'indicazione del copyright. Ecco, allora Simona quindi precisa, caricate su Padlet e condivisi su Facebook. Però non ho capito, ripeto, non essendo io un utente di Padlet ho bisogno che mi spiegate meglio che cosa volete fare. Comunque il discorso del link è quello. Ah, ok, sono stato attento a non mettere foto scattate da account. Perfetto, mi sembra corretto. Allora, c'era una domanda che avevo saltato. Che era altra domanda, Arianna che chiedeva altra domanda, sempre riguardante i libri di narrativa per l'infanzia. Alcune case editrici hanno dato la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni ebook. Questi ebook che ho scaricato, questo ebook che ho scaricato, posso riutilizzarlo per una lettura da pubblicare su un sito pubblico, ad esempio il sito della scuola, o sono acquistato da uso personale? Ma no, sono due cose, stiamo mettendo insieme diritti diversi. Il fatto che loro te l'abbiano lasciato scaricare gratuitamente non ti dà nessuna licenza oltre a quello, non ti dà una licenza, non è che te l'ha lasciato scaricare, allora è tuo, te l'ha lasciato scaricare, non vuol dire che io adesso da lì lo posso replicare e buttare altrove, no. Cioè, se volete leggerla in pubblico, su un sito pubblico dovete comunque rimanere all'interno di quei. Allora, molto semplice, se volete leggere opere letterarie in pubblico, quindi su un account YouTube o su Facebook, dovete andare o su opere di pubblico dominio, no? Io leggo I Promessi Sposi, non mi devo porre il problema del diritto d'autore perché Manzoni è morto da più di 70 anni e non ci sono traduzioni in mezzo. Ok? Quindi prima soluzione. Seconda, cercare libri che siano sotto licenza Creative Commons. Ok? E quindi
se la licenza Creative Commons, quella che ho, il libro che ho scelto ha una licenza Creative Commons che ne consente anche la libera, quasi tutte sostanzialmente ne consentono la libera lettura, ci sono quelle che chiedono di non fare usi commerciali, però nel vostro caso non ne fate un uso commerciale, allora i libri sotto licenza Creative Commons si possono leggere. Lo so che voi mi direte, ma noi non ce ne frega nulla dei libri sotto licenza Creative Commons, noi vogliamo i libri, quelli famosi, noi vogliamo leggere, che ne so, Geronimo Stinton, no? Qualche fiaba per bambini. Geronimo è tutelato. Mi spiace, però è sotto copyright. A meno che la casa editrice molli il colpo, cioè ci consenta di farlo. Oppure ci assumiamo il rischio. Cioè, ripeto, non sto dicendo che se leggete queste opere vi arrivano a prendere i carabinieri il giorno dopo, però può essere che vi facciano una richiesta di rimozione del contenuto. No, cioè, in una situazione come quella che stiamo vivendo, dubito che questo sia il principale problema degli uffici legali, delle case editrici, anche perché farebbero fare una campagna di azioni legali contro gli insegnanti che leggono i loro libri ai bambini. Allora, quando anche il diritto d'autore fosse dalla loro parte, e lo è, diciamo formalmente è dalla parte delle case editrici in questo caso, però da un punto di vista morale sarebbe un autogol mostruoso, dal punto di vista della comunicazione sarebbe terribile, no? Cioè, ve la vedete, Mondadori che fa un'azione legale contro 10 docenti che hanno fatto letture per i bambini, cioè, la vedo un'ipotesi davvero molto, molto, molto improbabile. Però, visto che io sono un avvocato e voi mi chiedete come mi devo comportare, io non vi posso dire: ah, ma sì, fregatene del diritto d'autore perché tanto siamo in pandemia, allora nessuno agirà. Perché non è vero, perché avete visto che gli editori dei giornali invece si sono presi male. Cioè, gli editori dei giornali, di fronte a un uso un po' troppo disinvolto delle versioni digitali dei loro giornali su Telegram, come vi ho spiegato, hanno chiesto ad Agicom di agire e hanno fatto anche una denuncia, penso, sul piano penale per indagare se c'è stata un'azione di vera e propria contraffazione e pirateria. Quindi, ripeto, voi siete meno esposti perché avete, diciamo, l'ombrello generale dell'attività didattica, che non è cosa da poco, soprattutto in un periodo storico come questo, che nessuno si immaginava, in cui vi siete trovati costretti a dover fare l'attività didattica a distanza in versione digitale, quando invece prima avreste fatto le stesse identiche cose in aula e nessuno sarebbe potuto venire a controllare, a rompere le scatole, a vedere se stavate utilizzando la pagina giusta, il numero di pagine giuste del libro. Facendolo online vi esponete semplicemente un po' di più. Il problema, io quando abbiamo parlato di lettura in pubblico nell'altra diretta, c'erano molte biblioteche che avevano partecipato, quindi non era attività didattica, era più attività di intrattenimento culturale, e capite che è un po' diverso. Cioè, se invece di fare un'attività didattica per i bambini io faccio letture di Tolkien, no? Ecco, l'altro adesso stanno facendo su Italia 1, stanno facendo passare tutta la saga del Signore degli Anelli, no? Allora io, per seguire un po' l'onda, faccio come biblioteca, organizzo letture di Tolkien e chiamo due o tre attori molto bravi che mi leggono 50 pagine di Tolkien. Non ve lo lasciano fare così liberamente, perché se noi lo facciamo sulla pagina Facebook della biblioteca, sull'account YouTube della biblioteca, quella roba lì ha una visibilità molto ampia. E quindi lì entra in gioco il diritto d'autore, è inutile nascondersi dietro a un dito. E la casa editrice di Tolkien, il traduttore di Tolkien anche, si piglia male, perché magari Tolkien ha sufficientemente le spalle larghe e i soldi per non venire a rompervi le scatole, ma magari il traduttore dice: ma caspita, però sti qua stanno leggendo la mia traduzione. Questa è un po' la questione. Che altro, scusate, no, il altro, ah, ecco, c'è un'altra domanda, vediamo un po', la ringrazio, ok. Grazie, molto chiaro. Ecco, è arrivata un'altra. Alla prossima, stay safe. Allora, Susanna chiede: ciao, in Svizzera fare un embedding di un video è considerato come una violazione del diritto d'autore perché sarebbe una riproduzione del video, invece indicare il link non è una violazione perché sì. No, ho fatto una faccia inorridita perché allora da noi, allora sta cosa dell'embedding hanno provato anche a farlo negli Stati Uniti, c'è una sentenza molto discussa che
che appunto cercava di dire che l'embedding in realtà va a toccare. Cioè, voi prendete banalmente questa frase, cioè se noi iniziamo a dire che l'embedding è violazione di diritto d'autore, ci crolla mezza internet. Cioè, tutte le piattaforme social, da YouTube a Instagram a Twitter, che si basano sull'essere embeddate in altri articoli, in altre pagine, cioè ci crolla tutto, perché noi dovremmo ogni volta chiedere il permesso, una roba che non sta in piedi. La Svizzera non la conosco, nel senso che la Svizzera, essendo fuori dall'Unione Europea, ha un diritto d'autore suo. Cioè, allora, l'impostazione della legge sul diritto d'autore svizzera è molto simile a quella italiana-francese, perché è venuta da lì. Però poi le direttive europee che si sono stratificate negli anni 80, 90 e 2000, fino alla più recente dell'anno scorso, quelle agiscono solo sui paesi dell'Unione Europea. La Svizzera è fuori dall'Unione Europea e quindi si fa un po' le sue regole. Da noi, vi assicuro, in tutta Europa, tra l'altro, e tutta l'Unione Europea, c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi il massimo livello, diciamo, della giurisprudenza, che ha dato un'indicazione abbastanza chiara sulla libertà di link e il content embedding, secondo me, ma secondo tanti teorici, comunque rientra in un concetto ampliato di link. Però sì, interessante come spunto. Però adesso Elena chiede sempre: per la gita virtuale vorrei inserire delle foto scattate da me in un museo, non c'era divieto, è possibile? Mamma mia, che domande cattive che mi state facendo, caspita. Tutte molto interessanti. Cioè, ogni domanda che voi fate richiederebbe circa una lezione di 20 minuti, mezz'ora. Però vabbè, cerchiamo di essere sintetici, non ho perso anche il filo del tempo. Caspita, stiamo andando lunghissimi. Comunque vedo che siete ancora connessi, quindi vuol dire che avete piacere. Vabbè. Allora, per la gita virtuale mettere foto di un museo, qual è il problema? Che anche se non c'era divieto, innanzitutto potrebbe esserci diritto d'autore da parte degli artisti. Perché un museo, che cosa si intende? Perché se parliamo degli Uffizi, o dei Musei Vaticani, molto probabilmente non c'è più diritto d'autore da parte di Michelangelo e di, che ne so, di Mantegna. Ok? Se parliamo, che ne so, del Museo del Novecento di Milano, che è un museo che a me piace un sacco, quello in Piazza del Duomo, lì c'è tutta roba tutelata. Capite? Vabbè, museo archeologico, ok, risolto allora. Se è un museo archeologico si risolve il problema, nel senso che non sono opere di diritto d'autore. C'è però, e qui si apre un thriller, c'è però una norma che è scritta su un articolo 108 del codice dei beni culturali, che quindi non è diritto d'autore, siamo in un altro campo, che tra l'altro a me compete meno perché è diritto amministrativo. Però c'è una norma del codice dei beni culturali che dice che le riproduzioni di beni culturali sono comunque soggette ad una previa autorizzazione da parte dell'ente che ha in custodia il bene. Non posso dire più di così, purtroppo, in questa sede, se no andiamo davvero fuori tema. Dobbiamo parlare di didattica a distanza, di copyright nella didattica a distanza, quindi non, però ecco, occhio, perché in alcuni musei magari ti lasciano scattare la foto, però un conto è scattarla e portartela a casa, altro conto è diffonderla liberamente. L'uso personale e di promozione culturale è tendenzialmente tutelato. Cioè, se vai a leggere l'articolo 108 dei beni culturali, dice che normalmente questi usi, tipo quelli di cui mi state parlando, non dovrebbero essere problematici. Però pensate al caso in cui un utente vada in un museo a fare foto. E poi utilizza una di queste foto per fare la copertina di un libro che viene messo in commercio, quindi c'è un uso commerciale. E allora lì il museo si potrebbe inacidire, diciamo, potrebbe chiedere i canoni di riproduzione per lo sfruttamento. No, allora, volevo rispondere in generale, cioè alcuni mi hanno chiesto in questi giorni se, cioè visto che siamo in una situazione di pandemia, quindi una situazione straordinaria e che ci impone di fare delle cose online quando normalmente le avremmo fatte dal vivo, e quindi in un certo senso siamo un po' portati, forzati a violare il diritto d'autore anche se normalmente non lo faremmo, no? La didattica a distanza ci pone, insomma, per rendere i contenuti didattici più accattivanti, insomma, ci spinge a prelevare contenuti in rete, quindi insomma siamo un po' più tentati, ecco, prendete questo verbo, siamo un po' più tentati a violare il diritto d'autore. Allora molti mi hanno chiesto, ma sicuramente, visto che siamo in pandemia, avranno fatto delle norme, avranno scritto delle norme specifiche per ammorbidire un po'
la normativa sul diritto d'autore in materia, soprattutto in materia didattica, in materia di biblioteche. E infatti io per oggi ho preparato un cartellone, che adesso vi proietto, un cartellone con tutte le norme che sono uscite da quando è iniziata la pandemia ad oggi in materia di diritto d'autore, così potete vedere quali sono i vari casi in cui il diritto d'autore si fa da parte, secondo il legislatore, il diritto d'autore si fa da parte proprio per venire incontro alle esigenze della pandemia. Il cartellone è quello che trovate qua dietro le mie spalle. Adesso mi sposto così potete vederlo. Avete letto? Ecco, queste sono esattamente le norme che il governo ha approvato fino ad oggi in materia di diritto d'autore. Ok? Spero che abbiate colto il mio sarcasmo. Quindi, ahimè, che ci piaccia o meno, non abbiamo particolari eccezioni al diritto d'autore legate alla pandemia. È rimasto tutto come prima. Dobbiamo da un lato far leva sul buon senso, perché dubito che la stessa SIAE e gli stessi titolari dei diritti, case editrici, case discografiche abbiano proprio voglia di rompere le palle adesso, detto molto terra terra, no? Ecco, pensate alle case discografiche, pensate a tutte le varie sere che abbiamo fatto i concerti vi ricordate? Troviamoci a cantare sul balcone, gente che si è messa a suonare. In teoria quelle erano esecuzioni in pubblico, eh? Quelle sono tutelate dalla SIAE, in teoria bisognerebbe chiedere il permesso per quegli utilizzi, però dubito che la SIAE in una situazione come questa, in cui la gente insomma è costretta in casa con la mascherina, con la mucchina, vada a rompere le scatole sotto i balconi. Però ecco, teoricamente il diritto d'autore non ha fatto minimamente cambiamenti in virtù della pandemia, e vi dico, sarebbe anche difficile per il legislatore italiano riuscire a fare una norma del genere, cioè, a parte la loro inerzia, nel senso, a parte che hanno talmente altri casini per la testa, per cui dubito che si mettano a pensare al diritto d'autore. Però al di là di quello, il legislatore italiano non avrebbe forse nemmeno la competenza per farlo. Saluto Federica, ciao cara. Quest'anno non ci vediamo, è vero? Vabbè, per motivi che non sono strettamente legati alla pandemia, tra l'altro. Comunque, no, dicevo, non avrebbe nemmeno competenza il legislatore italiano per fare norme di questo tipo, perché comunque la materia del diritto d'autore deve stare all'interno delle direttive europee cioè con poco margine d'azione, ok? Quindi è difficile che lo Stato italiano, il governo italiano, si inventi un'eccezione particolare al diritto d'autore legata alla pandemia. Poi, visto che ormai la Costituzione ce la siamo bevuta più di ormai qualche mese fa, da quando si comprimono le libertà dei cittadini, libertà fondamentali dei cittadini con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che forse non è lo strumento migliore e più opportuno per fare questo tipo di interventi, però chiuso la parentesi. Tra tutte le varie forzature giuridiche che abbiamo visto in questi 2 mesi, ce ne potrebbe stare anche uno sul diritto d'autore e non creerebbe così grande scandalo, però mi sembra che non gliene freghi nulla a nessuno. Se ci fate caso, ed è molto triste, l'unica volta che in questi 2 mesi di pandemia ho sentito parlare di diritti d'autore, sapete quando è stato? Quando si è parlato del calcio, della sospensione o meno della Serie A, no? Diciamo in generale dello sport. Quando si è parlato di sport, allora ho sentito che nei TG, nei rotocalchi, negli speciali, parlavano anche di diritti TV, che sono sostanzialmente i diritti connessi sugli eventi sportivi, che non è proprio diritto d'autore, è il diritto connesso sugli eventi sportivi, l'abbiamo visto forse nella prima parte del video di oggi. L'unica volta che ne ho sentito parlare, e ovviamente non era materia, diciamo, di carattere culturale, ma era intrattenimento puro, perché era lo sport, era sostanzialmente la Serie A e la Champions League erano i due grandi eventi. Però c'è anche dentro Wimbledon, c'è anche dentro le Olimpiadi, sono trasmissioni televisive che spostano un sacco di soldi. Voi non vi rendete conto quanto business c'è sotto, e quindi su quei diritti c'è pressione, ed è stato uno dei motivi per cui volevano riprendere il campionato, perché si perdono un sacco di soldi in diritti televisivi. Rimedierò per averti ancora ospite. Sì, devi aspettare che cambi il direttore, probabilmente. Vabbè,
Non ci scommetterei, immaginavo, altre no, quindi sono tutti ringraziamenti, non vedo altre domande. Siete stanchi, immagino. Sono stanco anch'io, sinceramente. Però ecco, la didattica a distanza ha questo tipo di problematiche, però mi sembra che con i video di oggi abbiate un minimo di quadro della questione, no? Ecco, una cosa che non c'era nel video. Questa secondo me è importante, merita di essere approfondita. Allora, legge sul diritto d'autore, la vado a prendere. C'è un articolo dopo l'articolo 70, che si chiama articolo 70, dovrebbe essere, scusate, 71 bis, eccolo. L'articolo 71 bis si riferisce a particolari portatori di handicap. Purtroppo anche qua non ve lo posso far vedere. Perché, cioè sì, ve lo faccio vedere, ma è il contrario, no? Vedete, l'articolo 71 bis dice che ai portatori di particolari handicap sono consentite per uso personale la riproduzione di opere e materiali protetti dal diritto d'autore o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Questo è un altro aspetto fondamentale, cioè abbiamo ovviamente spesso degli studenti e dei ragazzi che per un loro handicap, per una loro difficoltà, che può essere fisica, ma anche a volte puramente diciamo di apprendimento o di lettura, legato alla dislessia, alla disgrafia, via dicendo, abbiano necessità di modificare le opere per poterne fruire. L'esempio più classico è il non vedente che per poter fruire di un libro ha bisogno di renderlo in versione braille oppure versione audiolibro. Realizzare un audiolibro da un testo è a tutti gli effetti un'attività coperta dal diritto d'autore. Chiaro? Se non ci fosse questa norma, anche un portatore di handicap dovrebbe in teoria preoccuparsi di chiedere il permesso ogni volta che fa questa. Ovviamente non ha senso, quindi per fortuna il legislatore nei primi anni 2000 ci ha pensato e ha inserito una serie di liberi utilizzi appunto che riguardano anche questo caso. Nelle slide non l'avevo messo e secondo me questo è importante, perché sicuramente alcuni di voi avranno a che fare con portatori di handicap, però ecco, ricordatevi che anche qua dice che deve essere strettamente legato all'handicap, per questo mi sembra, vabbè, anche logico. Non deve avere carattere commerciale e si limita a quanto richiesto dall'handicap. Ok? E deve essere, dice, per uso personale, quindi deve essere una trasformazione dell'opera che il portatore di handicap fa per uso per se stesso, e quindi non c'è un'attività commerciale, cioè non c'è, ne so, un'agenzia o uno studio di consulenza che si fa pagare per fare le trasformazioni, per fare gli audiolibri, perché se c'è questa attività allora usciamo dall'ambito della norma della 71 bis e bisogna passare dal vecchio giro, cioè chiedere il permesso. Ottime lezioni e spiegazioni chiare, vi ringrazio. Se volete ringraziarmi ancora meglio, ancora di più, potete fare like alla mia pagina, andare a leggere i miei libri, condividere i miei contenuti, cioè questo, cioè già questo video secondo me se lo vedessero altre, adesso siamo in 25 persone, se ci fossero, che ne so, se questo video lo vedessero altre 30, 40 persone, ma anche domani, dopodomani, no? Cioè non è detto che debbano seguirlo in diretta, dopo rimane come video, non so se avete